domani della sospensione del sindaco Benincasa, anche il comitato vietrese per la difesa dei beni comuni chiede di ritornare alle urne. Perché? Ma cioè, innanzitutto è una questione, come dire, tecnica, perché fino a questo momento il Consiglio Comunale poteva reggersi su una maggioranza composta da 6 consiglieri comunali eletti nella lista per Vietri, di cui era espressione il sindaco, e in 2 consiglieri comunali che erano precedentemente all'opposizione, che erano i capolisti delle 2 liste di opposizione, e quindi comunque c'era una maggioranza rispetto ai 5 della minoranza che costituivano naturalmente il gruppo di minoranza, fra l'altro accresciuto da 3 assessori dimissionari negli anni precedenti. Quindi già c'era una situazione abbastanza caotica, nel senso di una maggioranza che si ricomponeva dopo aver perduto 3 consiglieri comunali che avevano rivestito la carica di assessore. Ma oggi la situazione è ancora più difficile e è ancora più pesante per i cittadini. Cioè, perché? Perché in sostanza oggi la maggioranza è composta in maniera decisiva dai 2 capoliste delle liste che avevano costituito l'opposizione, ma anche abbastanza ferrata, alla lista del capolista Benincasa. Quindi, cosicché oggi avremmo una rappresentanza che governa il Consiglio Comunale a Vietri diversa da quella che hanno eletto i cittadini. Il che significa che esiste un'amministrazione che non è quella che i cittadini hanno votato. E allora ci sarebbe proprio un contrasto fra i fatti che si sono verificati alle elezioni 2 anni fa e quello che è successo oggi. Allora è chiaro che la vicenda politica va vista anche in questa prospettiva, indipendentemente da tutti i fatti che noi abbiamo ripetutamente criticato del comportamento dell'amministrazione comunale in una serie di vicende, non ultima per esempio quelle dei migranti, quelle dell'acqua, quello del problema anche di trovare soluzione a problemi più complessi che non sono soltanto quello di... per esempio anche il bonus idrico non è stato dato a tutte le famiglie che ne avevano bisogno, cioè si tratta anche di capire che questa amministrazione non è in grado più, per le difficoltà che ha avuto già in precedenza e per i problemi che ha avuto, cioè dimissioni di 3 assessori, non è più in grado di reggere una situazione che è completamente, come dire, senza più nessuna capacità di gestione da parte del Consiglio Comunale, ma anche da parte dell'amministrazione comunale. Voi pensate che abbiamo una burocrazia comunale che si va riducendo di giorno in giorno e perde i pezzi migliori, perderà fra poco per esempio il responsabile del settore tributi e finanze, che significa una posizione difficile anche da coprire. Il servizio elettorale deve essere assicurato dal segretario comunale perché non c'è nessun addetto al servizio elettorale, quindi sono una serie di carenze che problematiche che non vanno risolte con un'amministrazione raccogliticcia, che questa è un'amministrazione raccogliticcia, va invece ridato alla cittadinanza il potere di scegliere e di definire le nuove posizioni in seno al Consiglio Comunale di Vietri.